Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi video do it yourself e avevo intenzione di mostrarvi come andare a realizzare queste foglie in carta. Queste foglie ormai imperversano sul web, si vedono un po' dappertutto, però devo dire che sono molto belle, fanno un bell'effetto e effettivamente poi riprodurle su carta è veramente semplicissimo. Allora, che cosa ci occorrerà? Ci occorrerà degli stecchi in legno, una matita, una gomma, un paio di forbici, uno strumento per appiattire la carta. Se non avete questo nello specifico, potete tranquillamente andare ad utilizzare un righello bello robusto. Del cartoncino, comunque della carta, io vi consiglio di utilizzare però la carta da pacchi. Io in questo momento non ce l'ho, quindi andrò ad utilizzare un cartoncino che, ahimè, ha la grammatura un po' grossa, quindi mi verrà un po' difficile andare a fare le pieghe. Se andate invece ad utilizzare la carta da pacchi, sarà tutto molto più semplice perché ha una grammatura molto più sottile, quindi più facile da andare a piegare a fisarmonica poi. Ed infine ci occorrerà della semplicissima colla a caldo o una colla per carta. La cosa che andremo a fare è quella di piegare in due il nostro foglio. Nel mio caso ho un foglio quadrato, ma se volete potete utilizzare anche un foglio rettangolare. Per realizzare meglio la piega mi aiuto con questo strumento, che ripeto, se non ce l'avete sostituite col righello. Ok, adesso che cosa vado a fare? Vado praticamente, vedete, ho piegato in due il foglio e vado a realizzare una linea curva che va dal vertice in basso al vertice opposto e diagonale in alto. Quindi faccio questo con la matita. Andrò a realizzare questa linea a mano libera. Se proprio vi sentite di non farcela, potete anche aiutarvi con un compasso, però vi consiglio di farlo a mano perché comunque se non vi esce una linea perfettamente tondeggiante è anche meglio. Diciamo che renderà il lavoro più Ecco qua, realistico. effettuato la mia linea. Adesso con le forbici vado a ritagliare tutto lungo questo Dunque, bordo. una volta ritagliato il mio bordo, ottengo praticamente questa figura qui. Eccola qua. Allora, adesso che cosa andiamo a fare? Ci giriamo la nostra foglia in questo modo ed andiamo ad arrotolarla a fisarmonica. Quello che vi raccomando è di mantenervi lungo le pieghe il più possibilmente dritti, ovvero cercate di seguire questa linea, altrimenti vi verrà una foglia un po' storta. Ora cerco di farvi vedere come. Vado a realizzare una piega di circa un centimetro. Come vedete, cerco di mantenermi il più possibile dritta lungo la base della mia foglia. Io, siccome sto utilizzando un cartoncino un po' spesso, per ogni linea mi andrò ad aiutare con questo strumento. Quindi ora giriamo dalla parte opposta, sempre cercando di essere il più possibile, ok, dritte, e mi aiuto con lo strumentino.
Ok, a questo punto che ho ottenuto la mia foglia, vado praticamente a posizionare la colla lungo ogni piega della mia fisarmonica e più o meno al centro, però vado anche a posizionare quello che sarà il gambo della mia foglia e quindi sigillo bene il tutto con la colla. Ok, a questo punto la mia foglia è asciutta dalla colla. Vado a ritagliare una strisciolina di carta e praticamente vado a chiudere questo punto. Magari si vede un po' troppo la colla, quindi vado ad arrotolarla in questo modo. Mi aiuto con la colla a caldo e sigillo. A questo punto posso aprire leggermente la mia foglia. E sono pronta per andare ad esporla all'interno di un bel vaso.